funzionamento del filtro di particolato diesel in un sistema di post-trattamento diesel per veicoli pesanti. L'aria fresca entra nelle camere di combustione e si mischia con il carburante iniettato. Questa miscela viene compressa innescando l'accensione. L'accensione provoca un'esplosione che spinge il pistone verso in basso, generando l'energia necessaria per far girare l'albero motore. I sottoprodotti della combustione includono il particolato solido, che è una combinazione di carburante e lubrificante parzialmente bruciati, che entrerà nella camera di combustione. Sotto il cilindro la coppa dell'olio motore è riempita di olio, che viene fatto circolare nel motore. L'olio viene spruzzato e pressurizzato sulle pareti dei cilindri per lubrificarne i componenti, ridurre l'attrito, rimuovere i contaminanti e dissipare il calore. All'interno della camera di combustione, l'olio motore lubrifica le superfici di scorrimento metallo-metallo tra le fasce elastiche e la canna del cilindro, oltre a rimuovere eventuali contaminanti post-combustione, come la fuliggine. Durante questo processo la maggior parte dell'olio ritorna nella coppa, tuttavia una piccola quantità di olio rimane nel cilindro superiore dopo la combustione. A questo punto il lubrificante non è ancora bruciato, si aggrappa principalmente al particolato e si prepara a entrare nello scarico. Il sistema di ricircolo dei gas di scarico, o EGR, invia una parte dei gas di scarico attraverso un dispositivo di raffreddamento dei gas di scarico e poi di nuovo verso il collettore di aspirazione per aiutare a ridurre al minimo gli ossidi di azoto o NOx nelle emissioni. Non tutti i gas di scarico vengono ricircolati attraverso l'EGR. Lo scarico rimanente passa attraverso il sistema di post-trattamento. Il carburante viene utilizzato anche per aumentare la temperatura del sistema di scarico tramite un'iniezione post-combustione nel flusso di scarico all'uscita del cilindro, oppure tramite una valvola dosatrice di carburante che si trova prima del sistema di post-trattamento. Questo dosatore di carburante noto anche come settimo iniettore. Qualsiasi carburante iniettato nel flusso di scarico ha un impatto negativo sul risparmio di carburante, perché viene utilizzato per riscaldare il sistema di post-trattamento anziché produrre energia per l'albero motore. Questo processo di innalzamento della temperatura dei gas di scarico consente al sistema di IPF di funzionare correttamente nella rimozione del particolato, un processo noto come rigenerazione. Il catalizzatore ad ossidazione diesel o DOC funziona per ossidare gli idrocarburi e generare l'esotermia risultante dal carburante iniettato. La combustione del particolato avviene nel DPF a condizione che le condizioni di temperatura siano favorevoli. Quando le condizioni sono favorevoli, la temperatura dei gas di scarico sono abbastanza alte da bruciare la maggior parte del particolato proveniente dal carburatore e del lubrificante che ha intrappolato nel DPF, il sistema di riduzione catalitica selettiva o SHARE riduce anche le emissioni di NOx. Il diesel exhaust fluid o DEF viene iniettato nel flusso di scarico. I NOx che viaggiano nello scarico si mischiano con questo fluido di scarico e si scompongono in azoto e vapore acqueo in presenza del catalizzatore SCR. Esistono tre metodi di rigenerazione: passiva, attiva e forzata. Esaminiamo ciascuno di essi. In condizioni di guida normali le spie del cruscotto sono spente perché non c'è una contropressione eccessiva nel sistema di scarico. La combustione lascia dietro di sé del particolato che viene menzionato come idrocarburi tipici della fuliggine, del carbone e dell'olio motore che vengono rilasciati nel sistema di scarico. Dopo essere stata ossidata dal DOC, la maggior parte del particolato viene bruciata nel DPF a condizione che le condizioni di temperatura siano favorevoli. Questo processo è chiamato rigenerazione passiva. Tuttavia la cenere metallica dell'olio motore rimane nel filtro e continua ad accumularsi. La rigenerazione passiva è in corso e ha un impatto minimo sulla funzionalità delle apparecchiature. La spia del cruscotto dello scarico caldo
può accendersi durante questo processo quando la fuliggine e la cenere si accumulano nel DPF. Il manometro della contropressione e l'EQ attivano una rigenerazione attiva. Questo può accadere una o più volte al giorno se il lavoro prevede un eccessivo funzionamento al minimo o con stop and go. La spia di scarico caldo e la spia di rigenerazione del DPF sul cruscotto avviseranno il conducente quando si verifica una rigenerazione attiva. Il contagiri mostrerà un leggero aumento a causa dello sforzo aggiuntivo che una rigenerazione attiva esercita sulle prestazioni del motore. Gli indicatori di efficienza del carburante si abbasseranno drasticamente a causa dell'iniezione di carburante direttamente nel sistema di scarico tramite l'iniezione post combustione o settimo iniettore. L'apparecchiatura può continuare a funzionare durante questo processo, ma la rigenerazione attiva può essere eseguita anche durante la sosta. Durante la rigenerazione attiva, il ciclo di iniezione post combustione o settimo iniettore spruzzerà automaticamente carburante diesel aggiuntivo direttamente nel sistema di scarico. Questo causerà perdite sostanziali in tempo reale e nell'efficienza media del carburante. Il carburante si ossiderà nel DOC aggiungendo calore al DPF. Con l'aumento della temperatura, la maggior parte della fuliggine rimanente sarà ossidata ed espulsa attraverso il filtro. In questa fase gli idrocarburi dell'olio motore bruciano, tuttavia i componenti metallici degli additivi dell'olio motore sono incombustibili e rimangono nelle ceneri che forma il filtro. La cenere metallica continuerà ad accumularsi perché i metalli non possono essere ossidati o bruciati. La cenere si compatta all'interno del DPF creando un intasamento e aumentando drasticamente la compressione. Se non è possibile mantenere un flusso di scarico adeguato attraverso la rigenerazione passiva e attiva, l'apparecchiatura dovrà essere sottoposta a una rigenerazione forzata. Ciò richiede che il camion o l'apparecchiatura sia parcheggiato con il motore acceso per un massimo di un'ora. La spia DPF Regen lampeggiante e la spia Check Engine avvisano che il conducente che è necessaria una rigenerazione forzata. Potrebbe anche accendersi la spia di arresto del motore. Una volta parcheggiato, il processo inizierà. Durante la rigenerazione, la spia di scarico caldo rimarrà accesa. Durante la rigenerazione forzata, il motore eseguirà le stesse operazioni della rigenerazione attiva. Il motore deve girare al minimo per raggiungere il livello di giri corretto, per attivare il processo di rigenerazione. La differenza cruciale tra la rigenerazione forzata e quella attiva, dovuta all'aumento dell'intasamento del DPF, è che l'apparecchiatura deve essere arrestata. Il motore continua a bruciare carburante per eseguire la rigenerazione, mentre il motore è al minimo, a scapito del risparmio medio di carburante e dei progressi su strada. La rigenerazione forzata rimuove quasi tutta la fuliggine rimanente intrappolata nel DPF, ma ancora una volta rimangono particelle di cenere metallica che continuano a intasare il filtro. Attraverso molteplici cicli di rigenerazione rimangono sempre più ceneri metalliche. Il funzionamento di un DPS intasato fa sì che i cicli di rigenerazione diventino più frequenti. Il suo motore dovrà anche lavorare di più, riducendo significativamente il risparmio di carburante. Se il DPF si intasa per oltre l'80%, il filtro è da considerarsi completamente intasato e deve essere rimosso per la manutenzione. La rigenerazione forzata è dannosa per il risparmio di carburante, le prestazioni del motore e la funzionalità sul lavoro. Questo fa sì che il conducente perda ore di lavoro preziose, bruciando nel contempo carburante in eccesso. Questo ha un impatto significativo sui suoi profitti e aumenta gli impatti negativi sull'ambiente. L'accensione della spia di rigenerazione del DPF, questa spia di controllo del motore, della spia di malfunzionamento e della spia di arresto del motore lampeggiante avvisano il conducente che è necessario un intervento di manutenzione del DPF. L'esecuzione del servizio DPF richiede che l'apparecchiatura sia portata in officina di manutenzione per un tempo di fermo prolungato
Gli intervalli di manutenzione variano in base alle dimensioni, alle condizioni operative e alla produzione. La manutenzione di un DPF può comportare la pulizia dell'unità o la sostituzione completa del filtro. Poiché non esiste un indicatore sul cruscotto per misurare i livelli di particolato in un DPF, è difficile sapere quando effettuare la manutenzione. Molti OEM sono ricorsi a limiti di manutenzione, che possono portare a una manutenzione prematura del DPF che ha ancora molta vita a disposizione. Ora che sapete cosa intasa il DPF, potete intervenire utilizzando l'olio motore corretto. L'uso di un olio motore con bassi livelli di additivi metallici eliminerà quasi tutti gli accumuli di cenere, perché il 90% di tutte le particelle di cenere intrappolate nel DPF provengano da additivi del lubrificante del motore. Questo video ha lo scopo di mantenere ben chiaro cosa sono e quali sono queste componenti e la loro finalità, in modo che nel percorso di formazione rappresentato dal resto del video sul canale non ci siano equivoci. Bene, signori, detto questo, vi lascio e vi rinvio al prossimo video. Un saluto a tutti.